La salvezza ormai può dirsi in archivio, vittoria doveva essere nelle intenzioni e il Teramo l'ha centrata con una prova gagliarda come tante volte gli era capitato in stagione, ma uscendo spesso con meno punti di quanti avrebbe meritato. Battuti i malanni che hanno tolto di mezzo Malotti, Mordini, Jacoponi e De Grazia, 2-1 alla Carrarese e Lega Pro pressoché assicurata anche l'anno prossimo. L'avvio del diavolo è col piede pigiato sull'acceleratore, la testata di D'Andrea, su cross di un rosso semplicemente imprendibile e centrale. L'ex casertana potrebbe stappare subito la partita raccogliendo una corta respinta dalla difesa della Carrarese, ma indirizza male il mancino confermandosi migliore come assistman. Dopo la fiammata iniziale la gara si siede un po' e gli ospiti con ritmi bassi ci stanno meglio, specie da palla inattiva e col piede di Semprini da corner che prima chiama la conclusione sull'esterno della rete di Figoli e poi dalla parte opposta imbecca Dumbia alla battuta aerea di poco sopra la traversa. Il Teramo però a fine tempo mette la marcia superiore e Rosso trova il corridoio per Bernardotto, l'attaccante lo percorre tutto, poi apre il compasso e batte Vettorel per il sesto centro stagionale. Ma, e sembra incredibile, i padroni di casa potrebbero mettere addirittura in ghiaccio il match prima dell'intervallo. Caparbio Rosso che prende il fondo, ma Bernardotto col piatto non si regala una doppietta che conclude una prima frazione terminata con animi caldi per l'arbitraggio insufficiente di Leone di Barletta e con una ripresa che Di Natale gioca con Dauria ed Energe per Giannetti e Berardocco, ma è ancora a Rosso a suonare la sveglia con il mancino violento, ma al lato. Apuani che tentano proprio con Dauria in rovesciata e con il contropiede personale di Bramante a cercare un gol che però realizza dalla parte opposta il Teramo, perché Azio Osmanovic è lesto e furbo a rubare palla all'interno dell'area di rigore e servire la scivolata sotto misura di Filippo D'Andrea al quinto centro stagionale e che piega una Carrarese fragile nelle retrovie. Molto più solido il diavolo, che trema però come il palo di Battistella al 70°. Ancora Dauria tenta la via della rete col destro volante controllato da Perocchini, così come quello a cui è chiamato Vettorelle quando Ondreca si esibisce in una discesa con dribbling e tiro di sinistro non molto angolato. Nel finale l'autorete di Kodromaz su tiro cross di Dauria fa cadere l'imbattibilità difensiva di un diavolo a cui però serviva portare a casa i 3 punti per dirsi salvo. Manca forse un centimetro, il più è fatto e, dati causa e pretesto, non era affatto scontato.